Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: Nisola dei Famosi 2022, brutto colpo al Coccige. Caduta violenta per una naufraga amatissima, mi sono fatta male. Il video che lascia a bocca aperta il web. Brutta caduta. Trasmissione di grande successo, l'Isola dei Famosi non smette mai di tenere incollati i suoi fan alla TV o, ancora di più, ai social network. Difatti, sono numerosissimi coloro che commentano, di tanto in tanto, ciò che accade su Keo Scocchinos. Per la sorpresa di tutti, è effettivamente quello che si è verificato nelle ultime ore: un concorrente molto apprezzato si è fatto male in uno strano modo. Di chi si tratta e, specialmente, che cosa gli è capitato? Scopriamolo insieme. Isola dei Famosi 16, brutto colpo al Coccige. È proprio vero che il reality show di Canale 5 sbalordisce tutti volta dopo volta. Effettivamente, durante la 16ª edizione del programma della bellissima Ilary Blasi ne stanno succedendo di tutti i colori. Dal cambiamento di messa in onda della diretta al maltempo, passando per la paura a causa dell'avvicinarsi eccessivamente degli squali alla riva. Insomma, come direbbe l'inviato in Ondura Salvin, si tratta di una stagione letteralmente spumeggiante. Come se non bastasse, un naufrago amatissimo ha ricevuto un brutto colpo al Coccige. Perché? Come è potuto succedere? Il popolo del web è letteralmente senza parole. Scopriamone tutti i dettagli. Studio dell'Isola dei Famosi 2022. Caduta violenta per una naufraga all'Isola 2022, mi sono fatta male. Non bastavano la preoccupazione per la salute di Nicolas Vaporidis diventato troppo magro sull'isola, o l'arrivo delle presunte denunce mosse dalla ex naufraga, di cui non si è più saputo nulla, Patrizia Bonetti, adesso, a turbare gli amanti della trasmissione di Ilary Blasi, ci ha pensato una naufraga amatissima. La poverina, infatti, nelle ultime ore, da ciò che si è visto nel daytime, che viene passato con rigorosa puntualità dalle reti del Biscione, ha fatto spaventare i suoi ammiratori. Che cosa si è verificato esattamente? Isola dei Famosi Ilary Blasi. Da ciò che si apprende, la sfortunata è stata, ancora una volta, la stimata Carmen Di Pietro, che sta facendo impazzire del tutto il pubblico di Mediaset. Stando a quello che è stato trasmesso, la donna ha voluto provare lo sdraio che il suo compagno di avventura Nick Luciani, cantante del celebre gruppo I Cugini di Campagna, aveva amorevolmente costruito. Spavalda e determinata, infatti, la madre di Alessandro e Carmelina Iannoni si è spaparanzata sull'oggetto che il suo collega aveva realizzato con fatica. Ad un certo punto, però, il pezzo dell'arredamento isolano non ha resistito e quindi la Di Pietro ha fatto un bel gruzzolone, esclamando: mi sono fatta pure male. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.